C'è almeno un racconto all'inizio e alla fine di ogni viaggio. È il titolo del saggio di Marco Dallari. Lo prendo in prestito per iniziare il mio racconto alla fine del lungo e prezioso viaggio che è stato questo corso. Se il vero senso dell'etimo della parola viaggio è tutto ciò che serve per viaggiare, allora forse ora sono un po' più pronta per intraprendere questo viaggio interculturale che è la vita di tutti i giorni, dentro e fuori la scuola. Quindi, a ben vedere, sono solo all'inizio. Questa è la stazione dei treni di Schio. La linea ferroviaria Schio-Vicenza inizia e finisce qui. Lo stesso treno che arriva riparte dopo poco, carico di pendolari, studenti e lavoratori. Ho scelto di riprendere questo luogo per motivi diversi. Il primo è contingente, legato ad un problema personale che mi ha trattenuta a Schio quasi tutta l'estate. Schio è la cittadina dove sono nata, è il luogo delle mie origini. Sono migrata a Milano all'età di 19 anni, quando ho iniziato l'università. Allora, la stazione dei treni era un luogo che amavo e odiavo assieme, a seconda della direzione verso cui il treno mi conduceva. Ci ho messo molti anni, io, italiana, figlia di italiani, ad imparare a sentirmi a casa anche a Milano. Il secondo motivo è che è un luogo che fatico a interpretare. La stazione di Schio non ha un'architettura degna di nota e non riesco neppure a trovarvi un'identità degna di nota. Mi domando dove si nasconda. È un luogo di passaggio per molti, ma è anche un luogo denso di emozioni vissute, di stati d'animo di persone che vi transitano e che inconsapevolmente legano quel loro sentire a quel luogo di attese, di partenze e di arrivi. Oggi la stazione, per me, è solo un luogo di passaggio tra la casa di mia mamma e il centro. C'è un passaggio pedonale che ti obbliga ad attraversarla. A Schio ormai vengo sempre in auto da quando è nato Samuele. E così, lentamente, questo luogo è diventato un luogo che mi appartiene solo nei ricordi. È cambiato molto in 20 anni. Fisicamente è quasi sempre lo stesso. Hanno arretrato un po' i binari verso Vicenza, così quando entri dal centro ed esci verso la banchina, non trovi più il treno ad accoglierti. Hanno chiuso prima la biglietteria, che è stata sostituita con un distributore automatico, e poi anche l'edicola. Probabilmente la gente non legge più molto il giornale, perlomeno quello cartaceo. È rimasto solo il bar, che non ho mai frequentato perché non arrivavo mai con largo anticipo quando dovevo partire. Grazie.
Ovviamente la chiusura di questi due servizi cambia molto il modo di vivere un luogo. Non c'è più nessuno a cui puoi chiedere un'informazione di viaggio, né un banchetto dove scegliere una lettura. Al più, puoi chiedere a un passante se quello è il treno giusto. Questo treno andrà a Vicenza? Sì. Oggi vedo scendere molte persone, tutte diverse, ognuna con la sua storia, con i suoi pensieri, le sue emozioni, la sua fretta o il suo tempo. Tutti sullo stesso binario e poi ognuno per la sua strada. Penso che sarebbe bello se ci fosse un luogo dove condividere almeno l'attesa assieme. Perché l'attesa, in fondo, è parte dell'identità di questo luogo, l'attesa. Ed è parte di chi parte come di chi aspetta una persona cara. E la stazione stessa continua ad attendere qualcuno che la renda viva e che non sia solamente di passaggio. Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get